Francesco Monte, Cecilia ammette, vorrei coccolarla. Francesco Monte, Cecilia Rodriguez pensa ancora al suo ex, la frase che spiazza. Cecilia Rodriguez è andata avanti con la sua vita all'interno della casa del Grande Fratello VIP. La sorella di Jeremias e Belen ha scelto Ignazio, lasciandosi così alle spalle la sua love story di 4 anni con Francesco Monte. In ogni caso, una relazione così importante non è facile da dimenticare. L'argentina continua a pensare al suo ormai ex fidanzato, nonostante si sia ormai buttata tra le braccia di Moser. In questi ultimi giorni, la giovane donna sta tornando a riflettere su ciò che è accaduto in queste ultime settimane. A quanto apre, la neofina non riesce ancora a trattenere le lacrime ogni qualvolta si ritrovi a parlare di Monte. In confessionale, la ragazza si è lasciata andare ad una confidenza del tutto inaspettata. Grande Fratello VIP, Francesco Monte, Cecilia pensa al suo ex e piange, vorrebbe coccolarlo. Cecilia Rodriguez ha dichiarato di essere molto dispiaciuta per Francesco Monte e non riesce a fare a meno di chiedersi come stia vivendo questi ultimi giorni. L'argentina si è anche lasciata scappare una frase che, forse, nessun telespettatore si sarebbe mai aspettato. La sorella di Jeremias ha rivelato che vorrebbe tanto vederlo, abbracciarlo e coccolarlo, per consolarlo e farlo sentire un po' meglio. A quanto pare, la donna ha paura di come stia reagendo l'ex tronista di Uomini e Donne e sa che una volta uscita dalla casa del Grande Fratello VIP dovrà tornare a parlargli e ad affrontarlo. Cecilia Rodriguez pensa ancora a Francesco Monte, l'ultima rivelazione. Tra le lacrime, Cecilia ha svelato a suo fratello Jeremias di avere paura che Francesco non riesca a perdonarla nemmeno con il passare del tempo. A questo punto, la domanda è una sola, la Rodriguez starà forse avendo qualche ripensamento? Non ci resta che continuare a seguire live e le dirette condotte da Ilary Blasi e Alfonso Signorini per capire come andrà a finire questo strano e complicato triangolo amoroso.